Torpignattaro ovviamente è un luogo chiave, no? Con il quale si incrociano diverse culture e quindi diciamo, ci sembrava un luogo particolarmente appropriato in cui tirar fuori questa idea di cucina meticcia. Urdo Urdo Guaglione è un nome che ci rappresenta abbastanza perché sia unisce le due caratteristiche, curde appunto e guaglione. Il napoletano, bazar che vabbè, vuol dire mercato, che è un luogo appunto fisso, Curdo Curdo Aglio potremmo quasi definirlo invece un nome in movimento, no? Perché un progetto per forza deve essere un movimento, il luogo è fisico, è una casa, è un luogo che ti accoglie. L'obiettivo principale è veramente non guadagnare i soldi, far incontrare due culture, anche la cultura napoletana e quella curda, ma non soltanto attraverso il cibo, ma anche la musica, la danza, i racconti. La terza generazione del popolo curdo ormai sta facendo un lavoro molto particolare anche sulla cucina curda, perché la cucina curda non deve venire, deve essere riconosciuta attraverso il kebab. Noi abbiamo una cucina molto etnica, ampia, perché abbiamo tantissime cose in comune con gli armeni, con gli arabi, con i persiani, assiri, tutti i popoli che lavorano, che vivono nella Mesopotamia. La storia del popolo curdo, la storia del Kurdistan, la sua cultura, la lingua, l'arte, il cibo, è tutto insieme, racconta, l'oppressione del popolo curdo. Perché la cucina curda è napoletana? Perché anche no, vivere il cibo, la strada, no? Per esempio, le persone che tu non conosci, siedi insieme, mangi insieme, bevi un chai insieme. Ma le stesse cose, io l'ho visto a Napoli, no? A Napoli ti offrono caffè, a Diyarbakir ti offrono chai, per esempio, no? Allora, tu puoi venire qua, puoi raccontare quelle che vivi, cioè puoi raccontare anche i tuoi problemi, puoi raccontare il tuo felicità, la tua cultura. L'idea di cucina fatta insieme non deve necessariamente rappresentare un piatto fusion, cosiddetto, nelle rappresentazioni che si fanno nei locali, negli aspetti commerciali della cucina. Ma anzitutto è una condivisione di conoscenze. Poi cucinando insieme sperimentiamo delle cose. Ad esempio quest'estate abbiamo fatto la parmigiana, i panini di parmigiana di melanzane, poi kofte con salsa yogurt, salse piccanti e con ottimi risultati. Così come uniamo piatti, abbiamo fatto so, la frittata di maccheroni con il couscous, li abbiamo serviti insieme, oppure tante sperimentazioni. Di base c'è una passione per la convivialità e per il cibo che unisce queste due culture, il piacere di stare a tavola insieme, infatti anche il locale stesso è concepito con tavolate, con momenti di condivisione, i piatti stessi escono in piatti più grandi per permettere alle persone di mangiare da un unico piatto. Tra quella curda e quella napoletana probabilmente ci sono molte similitudini rispetto al modo di vivere le strade, di vivere i rapporti umani, le relazioni, però tutte le culture non sono distanti tra loro, ma sono tutte frutto delle relazioni umane.